torna a Piano City Palermo l'atteso festival di pianoforte che trasforma la città in un grande palcoscenico con talentuosi artisti provenienti dalla Sicilia e da tutto il mondo. Giunto alla sua quinta edizione, Piano City Palermo offre concerti pianistici nei luoghi più emblematici del capoluogo siciliano, accompagnando l'ascoltatore in ogni appuntamento musicale con percorsi tematici e appuntamenti imperdibili. Tutti gli eventi sono con ingresso libero fino a esaurimento posti, a eccezione dei concerti che si terranno presso l'Orto Botanico, ai Giardini del Massimo e a Villa Egea, che sono su prenotazione obbligatoria. È possibile visionare il programma degli eventi sul sito pianocitypalermo.it. Il festival apre stasera con Lambert, ospite internazionale d'eccezione. Il concerto inaugurale è previsto questa sera alle 21 alla scalinata del Teatro Massimo. Domani sera protagonista Angelo Trabace, che alle 21.30 presenta presso Averna Spazio Open e Cantieri Culturali alla Zisa il concerto dal titolo Sbarco, in cui mixa musica folk, pop d'autore, classica, jazz e improvvisazione. Il concerto di chiusura è nelle mani di Damian Dorelli, che con il suo omaggio al pianoforte per i 50 anni dall'uscita di Pink Moon e di Nick Drake illumina con la luna piena di quella notte l'Averna Spazio Open ai Cantieri Culturali alla Zisa. Le musiche pop e rock del chitarrista e cantautore inglese scomparso negli anni 70 risuonano nell'ex area industriale domenica 9 ottobre alle 21. Piano City Palermo è anche occasione per scoprire i pianisti più giovani, agli inizi di brillanti carriere concertistiche. Inauguriamo stasera Piano City Palermo, il festival che porta tanti concerti in giro per tutta la città, per tutto il weekend. Questa sera siamo alla scalinata del Teatro Massimo, questa iconica scalinata, tra quei due magnifici leoni ci sarà Lambert, il pianista misterioso che si cela dietro a una maschera incredibile. E poi da domani mattina, dall'Orto Botanico fino alla sera di domenica, i Cantieri Culturali alla Zisa, con pianisti magnifici che arrivano anche dall'estero e ottimi giovani, anche siciliani. Veramente c'è da divertirsi, musica di tutti i gusti, quindi dalla classica al rock, da Bach all'omaggio a Nick Drake per i 50 anni di Pink Moon, e poi l'immancabile concerto all'alba di domenica mattina alle 6.30 alla Tonnara Florio all'Arenella con il giovane Thomas Umbaca. Vi aspettiamo sabato sera. Angelo Trabace, un nome importante della musica italiana, che ha pensato apposta per noi un programma Sbarco, ma insomma con queste musiche mixate tra folk, pop e jazz, per cui vi aspettiamo. Trovate su www.pianocitypalermo.it tutti i concerti, che sono a ingresso libero. Alcuni invece hanno bisogno di fare la prenotazione perché sono a numero chiuso, ma sono pochissimi, per esempio quello di Villa Igea e quello dei Giardini del Massimo, e per il resto vi aspettiamo, venite liberamente a godervi la musica a Palermo.